Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questa nuovissima live e bentornati su Assassin's Creed Valhalla. Rieccoci qui ragazzi, siamo già pronti per proseguire la missione perché l'ultima volta ci siamo lasciati con praticamente un traditore da scoprire e abbiamo saputo appunto che in realtà la vera traditrice era quella che ci aveva praticamente aiutato per tutta la missione. Quella che aveva la bambina, non so se ve lo ricordate, stavamo aiutando Gunnar nel suo matrimonio in una nuova alleanza. Abbiamo scoperto che colei che ci stava aiutando in realtà è una traditrice. Comunque, ragazzi, scusate anche il ritardo di qualche minuto, ma praticamente ci siamo resi conto io in regia che avevo iniziato la live praticamente col collegamento dei dati del cellulare. È flebile, ma riconosco la voce di Modron. Attenzione, mi ha dato il rombo colorato finalmente. Quindi ci siamo avvicinati abbastanza. Ci sono anche dei tesori qua sotto, quindi vediamo di trovarli. Dai, fatemeli uccidere. Ok. Olè. Cavolo, non ha funzionato l'assassino allora, vabbè. Pace, ci tocca uccidere Golia. Infatti c'è stato proprio un problema con la connessione, nel senso che il modem non era partito e praticamente era partita la live con i dati del cellulare. E regia ha controllato e ha visto che semplicemente hanno fatto una sorta di reset del modem, quelli di Vodafone, perché c'è stato una miglioria, un miglioramento a quanto pare, quindi staremo a vedere. Ok. Vediamo se qua, zona vietata, non so dove siano tutti questi tipo libro del sapere, armatura, quindi poi con calma ovviamente me li vado a prendere. Si prosegue. Vabbè, combattiamolo come noi sappiamo fare. Forza. Ti farò a pezzi. Con lui abbiamo ottenuto la chiave. Ok. Regia dice: sono tutte parole zero fatti questi gestori. Sono bravi solo a rincarare il prezzo, vero ragazzi? Purtroppo non si può fare affidamento. Non si può fare per niente affidamento di nessuno. Tutti ladri sono. Allora, è giusto per di qua? Non lo so, sto dando un po' a sentimento. Vediamo, proviamo a buttarci. Sia il posto giusto. Guardate, sì che è il posto giusto, ecco la tipa. Vabbè, al cerchio di pietre ci dobbiamo mettere probabilmente. Ecco qua. Nascita e morte, sangue e sudore. Riporta alla terra questo tuo servitore. Modron, frena la lama o muori sotto la mia. Dovevo sapere che Kynon non avrebbe avuto il fegato di darti in pasto ai cani. È crudele chi lascerebbe morire il suo amante per le proprie colpe. È talmente poco ciò che puoi comprendere. Non importa. Lascia che ti illumini io con il furore degli dèi. Fai quello che devi. Perché non scendi però? Allora, dovrei salire anch'io probabilmente per prenderla, altrimenti non la becchiamo mai. Forza, anche se mi prendo qualche freccia non fa niente, ma almeno saliamo. Aia. Forza. Voglio vedere ora come te la cavi nell'incontro ravvicinato, ciccia. Aia. È caduta. Ah, buon per te. Forza. Forza e coraggio. Povera te. Cioè, provato a combattermi, no? È
veloce, ma non basta. Fuori! Ore. Ok. Fallo dunque. Lascia il Gloucestershire nelle mani di quel cristiano. E per che cosa? La tua fama e qualche scambio commerciale? Meglio di te sicuro. Dubiti che i tuoi dei possano influenzare il giudizio di un uomo. Tefter ora non è più il fanatico che tu immagini. Gli uomini mentono per salvarsi la vita. Quando te ne andrai, mi ucciderà e brucerà la mia gente. Io lo so, l'ho visto. Chi non me ne ha parlato? Le Norne decidono il nostro fato, ma senza il tuo piano, Tefter non avrebbe mutato opinione. Non ho rimpianti, allora. Ma ho visto qualcosa anche su di te. Sentiamo. Un cammino tortuoso come il fiume Us. Le trame di una veggente piegano arti e parole. La profezia è un fiume, e nessuno può opporsi alla sua presa. Eh sì. Cercava solo di proteggere la sua gente. Tuttavia ha infamato il tuo nome. Vero. E ha infangato il suo onore e quello del suo. Ma poi popolo. Ci ha traditi. Io il tradimento, ragazzi, non lo posso perdonare. Quindi la uccido. Scelgo io il mio cammino. No, guarda. Mi dispiace, piccolina, ma è una strega e una traditrice. Ha messo contro il capo del Gloucester più il futuro capo del. Cioè, sia Keenon che il futuro capo del Gloucester. Quindi, sinceramente, non me ne frega niente. Ma che stregoneria è accaduta qui? L'alta sacerdotessa voleva ucciderti. Cosa? In nome di Dio, io non le ho mai fatto nulla. Temendo che la Chiesa si sarebbe servita di te come arma, ha convinto Keenon a eliminarti. Ho ucciso Modron. Ma chi non brucerà nell'uomo di Vimini? Eh sì. Ogni vita persa è uno spreco. Il diavolo ci sussurra all'orecchio, ma noi dobbiamo ignorarlo. Sì, vabbè, l'importante è che sia vivo tu. Il sogno eliminare i pagani. E Gwenid è la bastarda di Keenon, che voleva proteggere la sua stirpe. L'amore per un figlio è una virtù, ma l'ira è peccato. Come possono intrecciarsi insieme? Chiunque perde il senno se vede minacciato il suo lascito. Eh sì. Che sia il nome, il regno o un figlio. E ora? Che ne facciamo della bambina? Mi assicurerò che non le manchi nulla. Non ha alcuna colpa. Ma io non mi unirò alla tua chiesa cristiana. E vabbè. Non dovrai farlo. Altro da fare in questo posto sceno? Speriamo di no. Abbiamo vendicato gli scherzetti di quella strega e speriamo che Gunnar stia bene. Vi ricordo che era stato ferito con un coltello, quindi vediamo se si riuscirà a sposare, poverino. Eccolo. Gunnar, è bello vedere una faccia amica. Persino il tuo brutto muso. Credevo che avremmo scritto questa saga insieme. Ma è già tempo che vada, pur avendo scambiato appena un brindisi. Non temere, Eivor. Ne scriveremo molte altre insieme. I nostri nomi sono di nuovo puliti, di nuovo degni. Sì, è così. Una saga di Gloucester. Terra stupenda, piena di dannati idioti. Ah, merita un brindisi. Ti ringrazio. Qualunque cosa per te, amico mio. Dunque, andiamo a salutare questo re di Vimini e torniamocene a... Quindi mancava veramente poco, ragazzi, alla fine dell'alleanza. Potevo finirlo l'altra volta. Vabbè. Pazienza. Andiamo a parlare con Keenon. Brigid e Gunnar sono già partiti. Devo raggiungerli. Non è pronto a sacrificarsi. Dimmi, ti prego, dov'è Modron? Morta. È morta, arsa su una pira simile a questa. Non credevo.
Speravo che avresti risparmiato almeno lei. Ragazzi, vi ha rapiti? Vi ha rinchiusi tutti? È chiaro? Gwen. No. Ti prego, non farlo! Possiamo bruciare altro! Qualcun altro! Io sono d'accordo, però. Sta tranquilla, tesoro mio. Mi unirò alla terra che fa crescere gli alberi e l'orzo. Il mio corpo nutrirà gli dèi, i vermi, persino te. Quindi sarò sempre qui. E fra tanto, tanto tempo, quando tu sarai ormai vecchia e rugosa come una mela, ci rivedremo ancora. Padre, credevo di essere pronta. È arrivato il momento? È l'ora. Ecco. Allora, questa è tua. Questa è la tua vita, Tevter. Niente e nessuno potrà intralciarti. E tu, Eivor, amica del Gloucestershire, sei stata all'altezza della tua reputazione. So che mi devi meno di niente, ma ti prego, abbi cura di loro. Non traggo piacere dalle sofferenze altrui. Lo sapresti se mi avessi dato un'opportunità. Vabbè, ormai... Adie. Per 20 anni sono stato il vostro aldermanno. Queste vecchie ossa sono pronte all'ultimo incarico. Ho lavorato al vostro fianco. Ho ripulito campi, miscelato bevande, assistito a nascite e a morti, crescendo e imparando. L'uomo di Vimini è pronto, sire. L'altare vi attende. È un grande onore essere il vostro re del raccolto. Che queste sacre fiamme possano assicurare messi abbondanti e inverni miti e brevi. Nonostante tutto, ha avuto la fine che voleva. Eh sì. Dritto nelle fauci di dei affamati. Che morte brutta, però. Tocca a me dargli fuoco, vabbè, facciamo con una freccia. Addio, caro. Padre nostro, che sei nei cieli! Madre nostra, che abiti la terra! Vi prego! Vi prego, accettate questa offerta! Prendete pure la mia carne e le mie ossa! Benedite! Che morte brutta, ragazzi! Benedite! Poverino. Vabbè. Finita questa agonia? Possiamo andare alla prossima alleanza? Beh, bene. Credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Andiamo subito. Non era uno scarto. Eccoci. Intendevo usarla. Scena, ragazzi, Randvi, attenzione. Che succede? Un'altra disputa, temo. Ed è ancora Holger a creare zizzania. Darai tu un verdetto?
I verdetti sono un fardello dello Jarl. Aspettano a Sigurd ora. Giusto. Si rifiuta di lasciare il suo alloggio. Al momento sei la sola persona all'altezza. Non saprei. Non è mio compito. Ti prego. Solo finché Sigurd non si sarà rimesso. Vabbè. D'accordo. Ci risiamo. Sentiamo, Gudrun, su. Holger, avvicinatevi. Mi racconterete l'accaduto. Io vi ascolterò e cercherò di giungere a una conclusione. Gudrun, puoi parlare. Sono stata derubata e la mia merce è rovinata. 3 giorni fa ho notato che mancava una delle mie tele da vela. Vabbè, sempre lui è che ruba per pitturare. Passando davanti a casa di Holger, l'ho trovata in bella vista e peggio, deturpata, ricoperta di scarabocchi e storielle. Bugie e calunnie. Holger, sentiamo. Taci, conosci bene le regole di questo processo. Ora, Gudrun, che cosa hai fatto quando hai ritrovato la tua tela? L'ho affrontato e ho preteso dell'argento. Nessuno comprerebbe una vela con i suoi scarabocchi sopra, non credi? Chiedo solo che mi venga risarcito ciò che mi è stato preso. Sì, ma Chris, io non sapevo come si chiamasse, però è la stessa doppiatrice sia di Sakura di Naruto che di Nami di One Piece. Desideri un risarcimento, ho inteso bene? Esatto. È corretto. Holger, come intendi difenderti? Giorni fa ho trovato una pila di tessuti ammuffiti al molo e ho recuperato quel che ho potuto. Volevo usarli come canovaccio, capisci? Su cui Holger, ma non si ruba il materiale degli altri. La tela per vele era in uno stato tale e così nascosta che ho pensato fosse spazzatura, merce abbandonata. Ebbe. Capisco. I miei intenti erano onesti, Eivor. Un ladro sarebbe così impudente da esporre i frutti del suo crimine? Dubito. Lei insiste che io abbia rubato e deturpato una sua proprietà, quando ciò che ho preso era lasciato lì a marcire. Scemenze. Il mio unico crimine è di aver ridato nuova vita a un oggetto brutto e decrepito. Dunque, ritieni che Gudrun si sia disfatta di qualcosa e ora lo rivoglia ingiustamente? Esatto. Sì. Bene, ho sentito abbastanza. Avrei guadagnato da quella tela. Holger mi ha privato di un profitto futuro. Però non dovrebbe tenerla in mezzo alla strada stavolta. E ora è parte di qualcosa di grande. Ebbene, io ne ho aumentato il valore. Devi ringraziarmi. Oh, ti ringrazierò con un bel calcio nel... Silenzio. Però è sempre lui che fa casini, eh. Dai, in questo caso forse do ragione ad Holger, ma solo perché cioè, se era lasciato lì nel molo a marcire, cioè, se ci tiene, Gudrun avrebbe dovuto tenerla da un'altra parte. Dopo un'attenta riflessione, è chiaro che... Che cosa succede? Che stai ecco, facendo? Sigurd. Holger e Gudrun hanno un diverbio. Speravo di risolverlo. Il compito spetta a me. Ma l'abbiamo detto. Eivor, e lo sai. Fatti da parte. Sì, sì, fai. Tu non eri qui, fratello. E non volevo disturbarti. Una scusa debole per un gesto tanto sfrontato. Ma non l'abbiamo scelto noi. Spero ti sia divertita. Hai finito di cantare, mio caro Scaldo? Mio Jarl, come dicevo, io... Basta! Zitto! Ho sentito a sempre incavolato per questo. Prendere una decisione. Da che ti conosco, Holger, non fai che trasformare ogni parola in bugia. Vabbè. Insidi le menti dei giovani e inganni quelle degli uomini. Ti ho concesso fin troppi anni di tolleranza. E anziché commiserarti umilmente per la tua fama di bugiardo, cadi sempre più in basso. Diventi Holger il ladro, derubi una donna dei suoi mezzi e tutto in nome delle tue stupide storie. Jarl Sigurd, no, questo non è... Ed ecco la conseguenza delle tue azioni. Stabilisco che tu debba pagare a Gudrun il valore di 30 tele. 30 tele? Vorrai scherzare? Così mi rovinerai, Sigurd. Ti sembro in vena di scherzare, ha deciso Holger? Così. Paga la somma o affronta l'esilio. Grande Jarl, se permetti, non chiedo che il risarcimento di una tela, una sola. Tutto il resto 30 è... 30 tele! In argento! Questa è la mia decisione. Eivor, ti prego, non ti sembra ingiusto? Sì, è ingiusto. Cacchio. Ragazzi, questa è una decisione importante. Non so cosa fare.
è ingiusto, che è ingiusto lo sì. Solo che non spetta a me decidere, ragazzi. Non sono io lo Jarl. Adesso è lui. Quindi decide lui, ragazzi. Non posso farci niente. Lo Jarl è Sigurd. La sua parola è legge, per quanto tu dissenta. Sentito? Certo, mio Jarl. Com'è giusto. Perdona la mia reazione. Grazie, Lord, per averci ascoltati. Poi sta a lei magari non prendersi i soldi, assicurati, capito? Assicurati che la sentenza venga eseguita secondo il mio volere. Dovesse esserci bisogno, non esitate a farmi chiamare. Poverino. Cioè, poverino un corno. L'altra volta ha rubato la coda del cavallo, ora è la tela. È un ladro di professione, però vabbè. Andiamo da Randvi, va? Ah, anche sì, con Sigurd posso parlare adesso. Lasciami solo. No, va bene. Come desideri. Vaffan, puntini puntini. Voglio ringraziarti per la tua saggezza, Eivor. Per il tuo giudizio in assenza di Sigurd, nonostante l'accaduto. Sigurd, non credevo potesse essere tanto rabbioso e avventato. Ormai è così, Eivor, meglio che ti ci abitui. Di rado. In alcuni momenti l'ho visto teso, sconfortato, impaurito. Ma niente del genere. Mai in questo stato. Cerchiamo di stargli vicino e di fare sempre del nostro meglio. E lo aiuteremo a riprendersi. Sì. Spero non sia troppo tardi. Nel frattempo, terremo duro. Non riuscirei a descriverti quel che è successo nel Gloucestershire. Credo che presto verrai a saperlo. Ma ora sono nostri alleati. Sì. Sì, ma è stata dura. Dai, e questa ce l'abbiamo. Stavo dicendo, ragazzi, che siamo costretti a fare l'alleanza dell'Essex, quella che abbiamo bypassato l'altra volta, perché ho visto che alla fine di quell'alleanza c'è un'altra scena importante, raghi, quindi la dobbiamo fare. Speriamo duri poco, però. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Praticamente, ragazzi, dobbiamo fare assolutamente l'Essex e Snottinghamshire. Possiamo non fare in live Lincoln e Urbic. Quindi queste due le farò off cam nel fine settimana. Allora, ragazzi, andiamo per logica. Qua il territorio dell'Essex è piccolino, quello di Snottingham è più grande. Quindi facciamo prima l'alleanza con l'Essex. Dimmi dell'Essex. L'aldermanno di Colchester e la sua signora hanno richiesto la tua presenza per una questione di grande segretezza. Grande segretezza, vabbè. E chi è questo aldermanno? Un lacchè di Re Alfred. A quanto ho appreso, è un uomo che bada più alla sua felicità che al benessere della sua gente. Sii molto cauta. Vamonos, ragazzi. Partirò senza indugio. Un'alleanza con l'Essex sarebbe preziosa, ma sii prudente. Ragazzi, cercherò di fare il più possibile stasera e l'obiettivo è quello di finirla in realtà l'alleanza, quindi cercherò di andare spedita e sicuramente dovrò editare tanto, cioè magari la live appunto la protrarremo un po', sarà un po' più lunga del solito, però poi in editing cercherò di tagliuzzare tutto quello che si può togliere, ragazzi, perché qua la parte finale in realtà è la fine. Io lo ricorderei. Praticamente abbiamo scoperto che l'Essex è guidato da un aldermanno che praticamente non è rispettato dai suoi seguaci, dai suoi sottoposti, e ha una moglie che tutto vuole fuorché stare con lui, quindi in pratica sono due capi, marito e moglie, che in realtà se la fanno con altre persone fondamentalmente, quindi stiamo cercando l'amore d'infanzia di lui, dell'aldermanno, perché dobbiamo trovare un amore per lui e un amore per lei, in poche parole. Non era importante, per quello l'ho saltata a pie pari, però adesso mi sta facendo direttamente cercare l'amante di lui. L'ultima casa di Maldun. Alvida deve essere qui. Però meglio per noi, ragazzi, così andiamo spediti, capito? In realtà meglio che tutta quella parte ce l'ha fatta saltare. Dove cavolo è la tipa? Allora, ah, guarda, cioè, ciecata completamente io. Qualcuno si apprestava a cenare. Un rapimento? Una fuga? Usciamo, qua c'è altro da indagare. Un altro letto. Alvida non vive sola. Andiamo di qua. Lasciami stare, eccolo. Maledetta! Avete già mia sorella! Non vi basta! Calmo, ragazzo. Non sono con chi credi. Sono qui per parlare con tua sorella.
Si era nascosto bellamente. Una danese, qui. Questa giornata si fa sempre più strana. Perché hanno preso tua sorella? Degli uomini di Alfred hanno picchiato un bambino per aver rubato del pane. Così mia sorella si è opposta a questa ingiustizia. Sai dove hanno portato Alvida? Al campo di prigionia di Brentwood, un'altra residenza voluta dal re, a ovest di qui. Vabbè, l'andiamo a prendere, dai. La porterò alla casa sul lago a nord del campo, ci troverai lì. Se prometti di trovarla, verrò. Ma certo, te la prendo io. Non c'è problema. Brutto. Allora, intanto dobbiamo entrare di là. Ma io direi di entrare dal basso. Vediamo se qua c'è. Ma sì, che c'è. Eccolo qua, un punto strategico. Vediamo dov'è di preciso la tipa. Ecco, già l'ho vista. Cioè, ho visto già dei cerchietti azzurri. Facciamoli esplodere questi. Ecco, la tipa è qua dentro. Quindi comunque uccidendo questi, la porta ovviamente è chiusa. Quindi ci sarebbe la chiave, che è qua. Ma come? Ancora niente chiave, ragazzi? È 3 ore che raccolgo chiavi. No, vabbè. E allora ce l'ha quello là sicuro. Li dobbiamo per forza uccidere. Vabbè. Dai, prendi sta chiave. Sta chiave dovrebbe aprire la. Finalmente, ragazzi, ce l'aveva lui fin dall'inizio. Io ho preso tutte le altre chiavi. Vabbè, sicuramente mi serviranno perché ovviamente servono per raccogliere i tesori in giro. Però li dobbiamo comunque togliere di mezzo questi, perché sicuramente la Alfida, come cavolo si chiama, la dobbiamo portare in braccio. Quindi siamo costretti a ripulire la zona. Oh, la finite di picchiarmi? E che ve ne dovete approfittare perché sto chiacchierando. Niente, regia, tutto a posto. Oh cavolo, ho ucciso un civile. Scusa, non volevo. E c'è la tipa. Andiamo, cara. Vieni che ti riporto dal tuo amore. Tu non sei con me. Fa silenzio. Aspetta che qua ci già. Liberati. Non ce la faccio. Ammazzare. La caviglia. Beh, non sono così delicati. Resterò io allora. Che sei tu? Cavallo sicuramente qua non perché viene. Ah, sì, invece. Un'amica. Di Elurice. Sta bene. Povero ragazzo. Non di. È finito il cavallo. Di qualcuno che intende. Ah, vaia. Se n'è andato. Si è spaventato. Ah, vaia, cavallino, però anche tu. Ripeto, mi dà fastidio che ci dovrò tornare solo per raccogliere tutti i tesori in questo posto. Vabbè, qua c'è la. Ok, dobbiamo portarla fuori da qua. Quindi stavolta ci serve il cavallo per davvero. Cavallo, però devi star fermo, eh? Ok. Alleluia. Vamonos. Mi hanno picchiata. Attenzione, il mio cavallo si. Si arrampica pure, è un cavallo scimmia. La mia gamba. Eccoci arrivati. Vale. Ci siamo quasi. Grazie al cielo. Sei qui, sorella. Sana e salva. Mettiamola nel lettuccio. Riposati. Presto sarai di nuovo in forma. Ottimo, ragazzi. Alvida, ti hanno ferita. Ci vorrà più di un branco di smidollati per spezzarmi. Accanirsi su un ragazzo per aver rubato del pane. Non potevo permetterlo. Quei mercenari non sanno che cosa sia la fame. Elurich, impara a conoscere il mondo. È crudele e orribile con coloro che non sanno difendersi. Alvida, possiamo parlare in privato? È un bravo ragazzo. Speravo diventasse meno fragile, ma senza un padre a guidarlo. Lo hai cresciuto da sola? Dov'erano i tuoi genitori? Morti durante un'epidemia quando aveva solo 3 mesi. Gli uomini si tengono alla larga se hai un bambino in fasce. È il tuo turno. Perché mi hai salvato? Perché l'Aldermanno ti vuole? Sono qui per volere dell'Aldermanno Birstan. Si chiede se tu possa tornare ad amarlo. Amarlo? Caro vecchio Birstan, si ricorda? Certo. Anch'io ho pensato a lui a volte. Ma con un fratello da crescere, non potevo certo passare la vita a sognare. Lui non ha mai smesso di pensarti, Alvida.
E con sua moglie Estrid di ritorno nel Regno Franco mi ha mandato a cercarti. Come potrebbe funzionare tra di noi? Io sono povera. Lo sono sempre stata. Vabbè, c'è lui che è ricco, tranquilla. Oh, che Dio mi aiuti. Gli darò un'occasione. Brava. Come verrà se lo chiamerai? Se vedrà la luce di un fuoco, cavalcherà da te. Dai, accendiamo sto fuoco, ragazzi. Vieni e siedi con noi. Ho qualcosa da dirti. Esatto, ragazzi, non preoccupatevi se vi siete persi la parte iniziale della live, perché comunque la trovate salvata e riassunta su YouTube. Ecco l'Aldermanno, ragazzi. Il mio giovane fiore. Sei davvero tu? Sì. Sì. Anche se ora le rughe solcano il mio viso. Eppure brillano ancora come quando eravamo giovani. Eivor ti ha riferito tutto. Sì. Sì, l'ha fatto. E mi accetti, amor mio? Il mio cuore sussulta come non mai. Dai. E questo giovane è Eluric, fratello di Alvida. Salve, vostra adorevolezza. Sono Birstan, né più né meno. E tu sei un forte giovanotto di... che età? 19 stati. È tutta la mia famiglia, Birstan. Se vuoi che io resti, dovrai accogliere entrambi. È giusto. Abbiamo concluso una parte dell'accordo, Birstan. Tornerò con notizie dell'altra. Quindi lasceremo Maldun? Sì, ragazzo. Vivrete con me a Colchester. Forse potrò insegnarti la gioia della caccia. Prima che andiate, Eluric, ti suggerisco una lunga passeggiata sulla riva. sì, lasciamoli un po' soli, i due piccioncini. Bene ragazzi, l'Aldermanno è sistemato, gli abbiamo trovato la sua vecchia fiamma. Ora dobbiamo accontentare arrivi. Anche la moglie. Estrid mi attende. Estrid si chiama. Non posso credere. È la moglie dell'Aldermanno, che però ovviamente non ama, quindi stiamo praticamente facendo da cupido. Quindi torniamo a Colchester e andiamo ad aiutare anche Estrid. Eccoti, Eivor. Ecco la tipa. Sono riuniti e il tempo dirà se l'amore è rinnovato. E ora il mio matrimonio attende soltanto l'ascia del boia. Non ti parrà strano abbandonare questo posto? Hai vissuto qui per metà della tua vita. Sì, ma che cosa mi trattiene qui? Un'unione senza amore e i tumuli di due figli che non hanno esalato un solo respiro. Poverina, però. Parliamo del grande rapimento alla festa di Lammas. Ecco, praticamente dobbiamo inscenare il suo rapimento, sì, così la facciamo scappare, perché lei non può divorziare in quanto è cristiana. Quindi insceniamo un rapimento in modo tale che possa tornare in Francia. Buon per noi. E separarsi così dal marito che tanto, ripeto, se l'è messo con la vecchia fiamma. E il suo capitano è impetuoso. Vieni, ti porterò a tipo Beautiful, ragazzi, questa alleanza, va per capirci. Seguiamola. Questo capitano, chi è? Poco più di un ragazzo di 17 anni, carico di spavalderia giovanile. Ecco, gli piacciono gli uomini giovani alla tipa. Edred vi chiama Predoni, dice che siete qui per rubarci l'Inghilterra. Alcuni forse, ma io sono qui per vivere in un insediamento. Non ho fretta di tornare agli inverni della mia Norvegia. La Norvegia? Deve essere splendida. Perché ci segue anche un maiale? Vabbè. Non facciamoci domande. Così fredda che la luce ghiaccia nel cielo. E guida le valchirie che invitano i guerrieri caduti al banchetto eterno. Un banchetto eterno sarebbe davvero una lieta fine. Dai, Estrid, non ci fai camminare più veloce. Beh, ci siamo. È un bordello. Il nome del capitano è Rolf, ma qui lo chiamano tutti Rollone. Digli del nuovo piano e acconsenti a qualunque ricompensa chieda. Forse dovrai cercare di convincerlo. Ci siamo separati in circostanze spiacevoli. Lo assolderò con la forza o la persuasione. E vabbè, tanto c'ho il carisma praticamente a 6. Ok. Rollone. Vabbè, la finestra è aperta, entriamo. Queste scene. Sono un povero fratello cristiano, non ho alcun avere con me. Direttamente, ragazzi. Vabbè.
Me lo censureranno, pazienza. C'è qualcuno per te, Rollone. Oh, è l'unna che ho chiesto di mandare? Mi manda Estrid. E perché mai? Cosa sei, il suo dono d'addio al bell'uomo che l'ha ammaliata, eh? No, sono venuta a prenderti. Non può aspettare. Ehi, fate uscire l'uomo chiamato Rollone. Gli uomini del re vogliono fare qualche domanda. Rollone. No, 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 no. Solo un secondo. Prego. Buongiorno, signori. Entrate. Forza, muoviti. Un aiutino qui. Correre. Forza, danesi bastardi, aprite questa porta. Chris dice, mizzi, Carollone spacca. Fuori, ora. Eh sì. Seguimi. Cioè, seguiamolo perché lo dovremmo aiutare sicuramente, poverino. Ecco, come piace a noi, ragazzi. Guarda come è bravo a lottare pure. Vai. Vai, Rollone. Datti da fare, che qua. Ok. Perfetto, parla con Rollone. Dimmi tutto, caro. Dimmi. Estrid non mentiva, sei impetuoso. E chi sei tu? Solo un'amica. Eivor, del clan del corvo. Norrena dal suono della voce. Allora devi perdonarmi. Quei sassoni sapevano del mio campo. Ero così ubriaco da lasciare indietro i miei. Va dai tuoi uomini se devi. Ma dimmi dove trovarti. Abbiamo di che discutere. A nord-est di qui, alla foce del fiume. Seguimi o vieni appena puoi. Ti seguo, andiamo. Muoviti però, Rollone. Ah, già me l'ha dato però, quindi posso andarci anche prima di lui in realtà. Dai, Rollone, cavolo, corri con quel cavallo. Ma che cosa l'abbiamo preso a fare il cavallo? Andavamo a piedi per andare a questa velocità. Muoviti che è lì l'accampamento. La lentezza. Ragazzi, Rollone era più bravo quando stava combattendo. Dai, eccoci finalmente, su. No. Che succede? Perché sono legati? È peggio di quel che temevo. I miei uomini sono morti. E i vivi si accusano a vicenda. Credono che tra voi ci sia un traditore. L'Orc e Geralt mi seguono da molti mesi. Non voglio dubitare di loro, ma i miei sono prigionieri e la nave è scomparsa. Se il traditore vive, sarete in pericolo. Fammi parlare con loro. L'innocente non ha nulla da nascondere. Ebbè. E va bene. Ma non ascoltare i sussurri menzogneri di Loki. Mentre tu facevi Baldoria, Rollone. Vabbè, ascoltiamoli. L'Orc, vero? Cosa puoi dirmi? Vuoi sentire la mia storia? Allora portami un boccale di birra e parleremo da pari. Altrimenti piccati. Dov'eri quando sono giunti i sassoni? A cacciare conigli, no? Sono nauseato da carote e rape. Poi ho sentito Geralt urlare ed è stato il caos. Hai visto qualcosa di strano? Geralt che parlava con un sasso. Non ho sentito, ma non era niente di buono, questo è certo. Perché dovrei crederti? Potresti mentire per salvarti la pelle? Chiedi a lei. Dice di essere leale a Rollone, ma la conosco da quando era bambina. È vendicativa e ambiziosa, da sempre. Da quanto tempo servi Rollone? Ho fatto un giuramento a suo padre. Se devo pulire il culo a Rollone fino alla mia morte, così sia. E se Rollone morisse, saresti libero dal giuramento? Devi essere molto stanco. Un giorno banchetterò con Odino, ma non avrò le mani macchiate dal disonore. Ok. Per ora ne so abbastanza. Mentre tu facevi Baldoria. Vediamo lei che dice. Geralt, vero? Sì, sorella d'armi di Rollone. Lo servo con orgoglio e fedeltà. Non penserai che l'abbia tradito? Dipende. Non eri qui durante l'attacco dei sassoni. Ero a caccia. Ci sono buone prede tra gli alberi intorno. Già non è vero, perché l'altro ha detto che ti ha sentito gridare. Cosa hai catturato? Conigli per lo stufato. Rollone li adora. Combatti per Rollone? Sono sua sorella d'armi.
Almeno finché l'Inghilterra o quella strega franca non lo allontaneranno del tutto. La nostra gente merita di meglio. Sento invidia, ma non so se per estri... Perché fa così con la testa, ragazzi? È inquietante, sembra posseduta. Sono solo preoccupata per i miei fratelli danesi. Non ho tradito nessuno. L'Orc ti ha accusata di tradimento. Ti ha vista con un sassone. L'Orc? Credi a quella vecchia cornacchia? Le sue ossa tremano e la sua mente vacilla per l'età. O forse solo roso dalla gelosia. A te la scelta. Boh, è tutto per ora. Mentre tu facevi baldoria, Rollone, i sassoni ci hanno attaccati. E... Hai preso una decisione? Non ancora. Gerhild dice d'essere andata a caccia di conigli, come l'Orc. Caccia di rado. Ha una pessima mira, sin da bambina. E allora mente lei. Tua sorella Darmi è gelosa. Pensa che trascuri la tua gente, giacendo col nemico. Ha una pessima mira e se ne va a caccia. Ma ha accettato il mio comando. Ha giurato sul suo scudo. L'Orc l'ha vista con un sassone. Lei ha detto che era un amante. Eppure mi ha rimproverato più volte per aver giaciuto con Estrid. Non la credevo un'ipocrita. È perché sta mentendo adesso, sicuramente. L'Orc sosteneva di essere a caccia, ma avete molte scorte di conigli. Perché mentire, se non si ha nulla da nascondere? È logorato dal suo giuramento, e con la tua morte sarebbe libero. È ormai vecchio e stanco, ma ha servito bene mio padre. La sua libertà non esigeva sangue. Vediamo se c'è qualcosa in giro. Forse c'è dell'altro da scoprire. Tu facevi baldoria, Rollone. I sassoni vediamo, ci hanno attaccati. E questi due non si trovavano da nessuna parte. Nessuno ci ha traditi, Ache. Gerhild è mia sorella Darmi e l'Orc serviva mio padre. I sassoni non hanno sopraffatto tutto il clan di Rollone. Meglio trovare degli indizi per confermare le storie. Devo parlare con entrambi e trovare ogni traccia lasciata nel campo. Andiamo qua. È un buon nascondiglio. Un posto dove attendere la fine di un attacco. Vabbè, sicuro qualcuno si è intrufolato qui. Questo è poco ma sicuro. Hai preso una decisione? Sei giunta a una conclusione? È così. Dai. Sentiamo. Qualunque essa sia farà male. Credo abbia mentito lei, perché comunque lui ha detto di averla sentita gridare. Comunque c'era un nascondiglio, quindi qualcuno effettivamente è rimasto al campo e si è nascosto qua ad aspettare l'attacco. Quindi, dato che tra i due il cacciatore è l'Orc, perché lei non ha una buona mira, dovrebbe essere lei la traditrice. Gerhild ti ha tradito. No, è una menzogna! Rollone, ti supplico! Aia. Una morte disonorevole in terra sassone. Non ci saranno banchetti nel Valhalla per i traditori. No. Anch'io non lo sopporto il tradimento. È sempre stata gelosa di me. E contestava ogni mia decisione. Qui non c'è altro da fare. Ma forse i tuoi guerrieri sono vivi. Mi servirà il tuo aiuto quando saranno liberi. C'è un campo sassone con un molo a Port Walton. Potrebbero averli condotti lì. Proviamo. Lo sapevo che di lei non c'era da fidarsi. Risparmiami la tua solfa. Andiamo subito, ragazzi. Ma in che senso? Un attacco che è finito ancora prima di cominciare, ragazzi. Facciamo direttamente così. No, tu che vuoi avvisare i tuoi amici, anche no. Allora, la chiave è più avanti, quindi vediamo di raggiungere chi ha la chiave. Poi è pieno di gente, ragazzi, porca miseria. Non mi interessa che chiamano i rinforzi, basta liberare i danesi. Ok. Niente, il campo, perfetto. Adesso che li ho liberati, almeno mi aiutano. Tranquilli loro, Vedete, fa sta specie di scivolata, ma... è inutile. Gli uomini di Rollone sono liberi. Ora possiamo discutere del rapimento.
Ok, da che parte si va? Al molo. È partito in automatico. Le tue braccia sono come asce, Rollone. Non sottovalutarmi mai, regina dei corvi. Questi sassoni l'hanno fatto. Hai mostrato grande lealtà ai tuoi fratelli. Segui questa via e la tua fama e le tue gesta giungeranno lontane. Saggio consiglio. È il mio desiderio più grande. Che bella voce comunque. È la gloria che cerchi. Allora aiuta. Ti affiderò un compito che farà echeggiare il tuo nome in ogni dove. Oh, dimmi. Ho bisogno di un uomo con una nave rapida e in buono stato per portare Astrid, infatti. Regno Franco. Un altro rapimento. Astrid non sa arrendersi. Eh no. Bene, allora. In due riusciremo dove io ho fallito. Dovrai avere cuore saldo, qualunque sia il tuo sentimento per Astrid. Il passato ci unisce, ma è passato. Non deluderò né te né lei. Bravo, Rollone. Incontriamoci fuori da Colchester, la sera della festa di Lammas. Rollone, parlami. Oh, alleluia. Si è ripresa? È pronta per stanotte? Il tradimento di Geralt è un duro colpo. In pochi ne sono sorpresi, ma il suo animo nero ha mostrato rara crudeltà. Beh, non importa. Siamo pronti. Cosa dobbiamo fare? Scatena i tuoi lupi, appiccate incendi, create panico. Se ci credono barbari, agite come tali. Trafiggeremo i loro cuori con lance di terrore. Perfetto. Presto farà buio. Quello sarà il nostro momento. Alla grande. Gli voglio bene al Rollone, qualsiasi cosa faccia, no? Ma è un figone sia il personaggio, ma anche la voce è bellissima, ragazzi. Non so chi sia il doppiatore, ma è troppo bella. Ragazzi, abbiamo 8 punti talento. Oh, forza, diamoci da fare. Con chi me la devo prendere? Ah, la devo rapire io, bellissimo. Quindi io non devo combattere, devo rapire la tipa. E andiamo dall'altro lato. Vabbè, questi si sono messi in mezzo, quindi facciamoli fuori. Hanno imbracciato la mia strada, ragazzi. È una civile poverina che si è messa di mezzo. Vabbè, quelli stanno combattendo, tanto andiamo a rapire Astrid. Prendete birra e donne questa notte. Però come la proteggono? Perché giustamente è ufficialmente la moglie dell'Alderman, no? Però dobbiamo darci la pazza gioia, ragazzi. Ecco cosa si merita gli schiavi del Tirsa. Forza. Ok. Ole. Continuiamo. Per tutti i soldi, muori! Aiutatemi, abbiamo compagnia! Ehi! Che attacchi violenti! Vabbè, quello là è praticamente morto. Ok, manca il picchiere. Ehi! Indietro, cani sassoni! La dama dell'Essex è nostra! Ormai. Tutto a me, ma si può. Oh, dai. Chiamiamo il cavallo nel frattempo. Andiamo, fanciulla. Ti porto via. Cavallo? Niente, ragazzi. Il cavallo abbiamo capito che non collabora. Questo è poco ma sicuro. Lasciami! Vabbè, andiamo. Lei che mi piace perché fa finta di essere la vittima. Lasciami, mostro! Si fa morire! Cavallino, andiamo? No, non andiamo, vabbè. No, 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 non mi colpite, che io devo portare via la tipa. Non mi colpite. Io. Vabbè, va. Recitazione top, sì, infatti, ragazzi. Non lo capirà mai nessuno che è un rapimento finto. Chiamo il cavallo ora, viene? Vediamo. Ah, oh, mi sento mancare a causa di questo atroce destino. Che è falsa la tipa. Guarda il cavallo come mi dà il sedere, ma non si fa fare niente. Guardatelo, lui cammina così, a zig zag. Ti devi stare fermo. Ragazzi, io non ho parole. Ti fermi? Nessuno fra voi
voi sassoni è in grado di salvarmi? Oh, il cavallo è impazzito, ragazzi, che fa per i fatti suoi. Vabbè. Siamo al sicuro, possiamo camminare. Sì, ti prego, scendi, abbi pietà. Che emozione! Il mio cuore batte all'impazzata. Siamo ad un cimitero, una tomba, allegra, siamo arrivati, benissimo. Va. Le tue urla hanno attirato metà delle guardie di Colchester. Volevo dare un'interpretazione convincente. Mio padre ha sempre detto che ero una buona... Sì, guarda, non trovo brava. Non il tuo entusiasmo. Non ti sei divertita nemmeno un po'. Rapire una principessa è stato eccitante. Ecco cosa una prova Bowser. Deve resistere ai suoi rapitori. Ora, cosa ne faranno di me? La mia virtù è salva con te? Non è in pericolo, se è ciò che chiedi. Avanti, Eivor. Sai affrontare gli sgherri di Alfred eppure temi le gentili proposte di una dama. Salve. Eccoci. È finita. E ora tutto ciò che mi separa dalla mia terra è una coltre schiumante di spuma e limo. Ben fatto, Rollone. Tu e la tua gente. Siete pronti a salpare? Il figlio sibilante di Loki agita le acque tra le coste. Dovremo riposare in attesa di un mare più propizio. E come dici tu? Attenzione, dunque. I soldati di Alfred verranno a cercare Estrid, anche senza Birsta. Adesso non è il momento di preoccuparsi, Eivor. Stasera si festeggia. Prendi dell'idromele. Birstan ti incontrerà domani a nord-est di Colchester. Avrai ciò che mio marito ha promesso. E non solo. A me l'alleanza mi interessa. Vieni a cercarmi, se vuoi. Lontano da questi baldi. Vabbè, nel frattempo questa fa inviti così. Un po' ambigui. Per il martello. Devo cercare Birstan. Sarà di nuovo a caccia. Mi fa parlare ovviamente con loro. Parliamo con Rollone. Sono fiero di noi. Abbiamo reso un servizio a Estrid e al suo signore. Forse ora troveremo la felicità. Va bene, andiamo da Birstan. Andiamo a parlare direttamente con lui. E vediamo se ci consegna la nostra tanto agognata alleanza. Uomo, un cane, gli spazi aperti. Ciao caro, forse... dimmi tutto. Birstan, Estrid sapeva che eri qui. Eivor, mia cara, tu che hai sottratto l'arco a Cupido e mi hai ricongiunto col mio vero amore. I tuoi Taen ti hanno chiesto perché non cerchi Estrid. Diavolo, l'hanno chiesto, sì. Ho detto che era inutile. Poi mi sono seduto a piangere e singhiozzare. Un vero attore. Potrebbe non bastare. Su, su. Il vento ci soffia sul viso e io sono lontano dal chiacchiericcio di Colchester. Vieni, cacciamo. Pure. Vabbè, muoviamoci, Birstan, dai però. Non si alza, ragazzi. Oh, con la sua calma. Fondamentale la calma, ragazzi. Che cosa stiamo cacciando? Cinghiali. Bestie maestose, non trovi? Grinta selvaggia, occhi di brace e zanne come spade. Conoscevo una possente guerriera che cavalcava un cinghiale in battaglia. L'aveva chiamato Fiero Grugno. Che splendida bizzarria. Le tue storie meritano ascolto. Ma noi non li cavalcheremo, li mangeremo. Un banchetto in onore di Alvida. Un banchetto per la tua amante. Birstan, se qualcuno ci scoprisse re Alfred, ti spoglierebbe del titolo. La nostra alleanza non avrebbe valore. Non temere, sarò discreto. Mangeremo e berremo nella mia sala con amici e famiglia. E lì sigilleremo la nostra amicizia. Dai però, muoviamoci, Birstan. È molto recente. La gente laggiù non mi riconoscerà. No, non sarai che un'altra danese. E con quel caos non ci si ricorderà solo delle grida della cara Estrid? Questa è la tua terra. Confido nel tuo giudizio. Come sta Alvida? È un fuoco ardente. Abbiamo ravvivato il nostro amore come fossimo ragazzi. Oh, e inoltre, Eluric è il benvenuto. È un fratello minore per me. Anzi, è come un figlio. Quante cose vorrei insegnargli. Ah, siamo arrivati. Qui ci sono i cinghiali migliori. Dai, eh. Non l'ho preso.
Ora sì. Succhierò via il delizioso midollo dalle tue ossa, diabolico suono. E come si muovono? Vabbè, va. Andrai in modo il mio amore, Cidia. La carne degna del tuo ritorno. Ucciso, là ce ne sono altri due. Olè. Dai, Il mio braccio chiede pietà. Ben fatto, Eivor. Grazie, caro. Bella caccia, Birstan. Per oggi può bastare, direi. Placheremo persino la fame dei miei Tain. E loro sono voraci come lupi ansiosi di divorarmi la carcassa. A te daranno noia, ma io li trovo divertenti. Sono una gradita novità rispetto a Jarl conquistatori e diplomatici pedanti. Hai donato a tutti noi vera felicità, Eivor. Ti ringrazio dal profondo di un cuore comune. Dai, chiudiamo questa alleanza, Birstan, che non se ne parla più. Il cuore segugio che ha inseguito il vero amore nel triste rifugio della sua memoria, fino a catturarlo. Parole splendide, amica mia. Parole splendide. Vieni, Percy, inutile botolo. I cinghiali ridono di te. Non so perché ti tenga al mio servizio. Oh, a posto. Si torna a casa finalmente. Forse coraggio. Dobbiamo salire al piano di su probabilmente. Eccoci. Che progetti hai per l'Essex, Ela? Birstan, mi hai promesso che non ti saresti mai allontanato né nel sonno né nella veglia. Eppure già sgattai Olivia per cacciare. Solo per il banchetto, mia cara. Abbiamo un gran debito con la nostra amica. Debito che ho promesso di ripagare con maialino da latte e birra. Sorella, non ricordi dove ti trovi? Ho diritto alla felicità, Elurich. O dovrò farti da balia per sempre, piccolo ingrato. Felicità, sì. Ma ogni notte perdi la dignità, sudando e ansimando. Geloso. Per... Frena la lingua, ragazzo, se non vuoi che anch'io dica la verità. Di che verità parli? Del tuo ritorno con un uomo volubile che ti ha abbandonata per una donnetta franca? Una donna fatta rapire da questa danese all'Ammas in quella farsa? Oh, oh. Attento, ragazzo. O di come gli permetti di toccarti e portarti a letto per una stupida promessa? Tutto l'Essex mormora ormai. È ancora sposato. Sua moglie è scomparsa da poco e tu non sei altro che la sua. Io sono la madre di suo figlio, ragazzino. Figlio? Alvida. Ti prego, figliola, io. Rivelazioni. Non ti perdonerò mai per questo. Mai. Aia. Mio signore, grandi notizie. Quest'oggi il cielo ci sorride. Gli uomini di Alfred hanno trovato Estrid. Si dirigono ora a salvarla. Non permetterò che il piano fallisca. Dopo tutto quello che abbiamo fatto. Finché non saranno nel regno dei Franchi. Sistemerò tutto. E il giorno in cui ti chiamerò, tu verrai. Ci puoi contare, amica mia. Vabbè. Ci tocca andare. Ho voluto dirtelo così tante volte. Ci tocca andare. Parla con Rollone. Ok, andiamo direttamente al porto. Ecco Rollone. Rollone! I soldati di Alfred vi hanno trovati! Cosa? Com'è possibile? Lork, proteggi Estrid. A costo della vita. Se la catturano per noi e per Birstan è la fine. Vieni, signora. Non riusciranno a portarti via. Attenti! Vabbè, se si tratta di combattere... Ok, poverino, l'orco è morto. Bene. Vabbè, comunque, ripeto, se si tratta di combattere non c'è problema. Cioè, non mi preoccupo. Liberate la donna, donna! Però volevo dare fuoco a quei cosi, così poi non ho problemi. Bella la testa, ci piace. Altri sassoni. Qua ce n'è uno. Ok. Ora morirà.
Belle le teste. Ma poi ce n'è uno, ve l'ho visto. Ce la facciamo? Cosa devi da fare anche voi altri? Alzati anche tu. Ok. Sono morti? Oh, parla con Estrid. Andiamo, andiamo, andiamo. Non perdiamo tempo, ragazzi. Lasciamoli a terra quelli, tanto su pippe. Parliamo con lei. Estrid, ti avevo promesso di renderti libera dall'Wessex. Ora il regno franco ti attende. Va, che Aghir ti benedica. Mi mancherai, Eivor. Chris dice: se muore quando Rollone, per me il gioco finisce qui. L'estate ti avvolgerà in una coltre fiorita. Poiché sei bella e non appassita. Vai, vai. Nobile Freya, fa che continui. Vieni, abbi cura di lei, Rollone Cuore Saldo. E se mai approdassi di nuovo su spiagge inglesi, mi aspetto una tua visita. Avanti, Rollo, accompagnala. Bene, sono salvi. Oh. Birstan ha rispettato il patto ed Estrid è nel regno franco. Ce l'abbiamo fatta. Dovrei tornare da Randvi. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato l'alleanza, ragazzi. Alla grande, così off cam nel fine settimana mi tolgo di mezzo tutte le altre. E così ci rimarrà praticamente l'ultima, quella di Snottingham, come alleanza. E abbiamo finito ufficialmente. Quindi, ragazzi, non vedo l'ora. Nelle prossime live cercheremo appunto di completare il tutto. Ciao, Mordicchia. Ciao, come va? Eccomi, Randvi. Stai. Nell'Essex sono rimasta invischiata in faccende di cuore. Ho stretto una facile alleanza, ma preferisco guerra e diplomazia. Ho capito. Grazie, Eivor. Prego, non ci di che. Ok, guarda qua. Che bella situation. Vichingo di Jomsborg reclutato. Rollone! Ragazzi, Baragnar, abbiamo Rollone. Dice di avere un conto in Ubba. Sospeso con te. No, ragazzi, c'è Ubba. Ubba Ragnarsson, sei ben lontano dal fianco del tuo re. Eivor, è così. Un lungo cammino attraverso colline e campi. Per poterti ringraziare. Di cosa? Per aver concesso a mio fratello la sua ricompensa, nonostante tutti i danni arrecati a te e ai tuoi compagni. Non ho saputo tenerlo a bada in questa vita, ma non dubito che il padre di tutti saprà indirizzarlo nella prossima. Tuo fratello era oppresso da un'oscurità che lui stesso non comprendeva. Eh già. Ma come hai detto, ora è nel posto che gli spetta. È così. E in ringraziamento ti ho portato un dono. Un segno del mio rispetto. Grazie. Grazie. Fanne buon uso, morso di lupo. Spero di incontrarti ancora. In battaglia, se gli dei vorranno. Sicuramente. Beh, ragazzi, ci perdavamo Ubba che ci viene a dare il dono. Lettera. Leggiamo la nuova lettera. Guarda quante ne abbiamo. Vabbè, in ordine, dai. Quella di Erke prima. A Eivor del clan del Corvo, gli intendenti Stowe ed Erke richiedono cordialmente la tua presenza al battesimo di una nuova Lunden. La tua partecipazione non è necessaria, ma sarà ben accetta dopo tutto ciò che hai fatto per la nostra città. Con affetto e amicizia, quindi vabbè, poi vado a trovarli, ragazzi. Non penso sia una missione principale. Ok, leggiamo anche quella di Tiu Coso, che è quello praticamente della notte di Halloween. Mi sembra così strano mettere le parole su carta dopo quanto è successo. Mi sono ripreso e presto dedicherò ai doveri di Aldermanno. A volte mi sembra che il suo spirito viva ancora nella mente e che io non riesco a esorcizzarlo. Ma sto divagando. Se pensi a me e a Gloucester come amici, ti invito a provare il primo sidro dell'Aldermanno, se avrai tempo, se Dio vorrà. Il tuo servo e amico, Tidiu, come cavolo si chiama. Bene. Ultima lettera, che questa invece è illuminata, quindi credo sia una missione da parte di Birstan. Salve Eivor, ti ho inviato un piccolo dono, scommetto che apprezzerai questo arco. Vorrei poter fare di più, mi hai aiutato a ritrovare la speranza e a ricongiungermi con Alvida. Non lo dimenticherò mai, grazie Eivor. Bene, tutti che mi ringraziano, prendi il dono. Ma certo ragazzi, un arco nuovo, che faccio? Lo lascio qua. Ecco qua, arco da caccia. Guarda, cammina spensierato in giro per l'accampamento. Vabbè.
Dicevo, vi saluto qua ragazzi, perché così io mi farò off-cam le altre alleanze che mi mancano e terrò quella di Snottingham come ultima da fare in live con voi. E così da lì in poi il gioco dovrebbe avviarsi nelle fasi finali, perché non ci sono più alleanze da fare, quindi questo è quanto ragazzi. Io vi ringrazio ovviamente come sempre per la compagnia, vi rimando al prossimo video su YouTube ragazzi, che sarà martedì, perché oggi già è venerdì, oddio ragazzi, che strano, non mi ero accorta che oggi era venerdì, siamo già nel fine settimana, vabbè. Quindi ci vediamo martedì per un nuovo video parlato e lunedì con la prossima live. Ripeto, spero di essere a buon punto e di riuscire a fare tutto quello che mi sono prefissata di fare. Incrociamo le dita. Nel frattempo grazie a tutti raghi e buonanotte.